Trovati qui sul mio canale. Allora, aggiornamenti vari di mercato per della nostra Inter, aggiornamenti anche su vari calciatori, in primis il nostro caro Chris, che è stato dimesso dall'ospedale, è stato operato brillantemente, quindi gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. E quindi è andato tutto bene. Purtroppo possiamo dire quasi con certezza che non giocherà più con l'Inter, perché non credo che con noi non giocherà, e non credo che non giocherà neanche più in Italia, perché penso che la nostra legislazione in questi casi parla molto chiaro, a differenza di altri paesi dove questi calciatori possono continuare l'attività sportiva anche a livelli professionistici. Da noi non danno l'idoneità, perché comunque prima se si mette al primo posto, giustamente, io aggiungerei giustamente, si mette al primo posto la salute e poi viene tutto il resto. Di solito il nostro paese è un paese pieno di contraddizioni, e quindi anche da un punto di vista sanitario ci sarebbe da scrivere dei romanzi, appunto, su tutte le sulla mala sanità e su tutte le cose che non vanno bene. Dal punto di vista invece delle leggi, diciamo, in questo, per quanto riguarda appunto questa materia, questi dispositivi cardiaci che vengono impiantati appunto per evitare, diciamo, altre situazioni di aritmia, o come è capitato a lui, altre situazioni, diciamo, pericolose. In questo caso, diciamo, la legge è comunque abbastanza rigida, e io sono d'accordo con la legge, perché prima di tutto, ragazzi, la cosa più importante è la salute, dopo viene tutto il resto. La legge dice appunto che questi calciatori non possono più svolgere appunto uno sport di contatto come può essere il calcio. Quindi dispiace, perché Eriksen è un calciatore che io ho sempre amato e ho sempre sostenuto anche nei momenti difficili, andando contro anche lo stesso Conte quando non lo faceva giocare, se vi ricordate bene. Però purtroppo, cioè, non può giocare in queste condizioni. Poi in altri paesi, ad esempio, come sapete, Blind, l'olandese Blind, ad esempio, gioca tranquillamente, però io ho anche saputo, ho anche letto qualcosa su Blind, che dovrebbe avere anche lui un defibrillatore sottocutaneo. Blind ha avuto anche un malore, ha avuto anche dei problemi a giocare a calcio. Mi sembra che in un allenamento, in uno scontro di gioco, ha avuto un malore. Quindi in questi casi io credo che la soluzione migliore sia abbandonare questo tipo di sport. E si può vivere come gli altri, nel senso che puoi condurre una vita normale come tutte le altre persone, però devi chiaramente prendere le tue precauzioni, devi stare attento, devi cercare di non... Hai comunque un dispositivo internamente, quindi devi stare attento a non cadere, a farti male. Ci sono anche vari cateterini che sono collegati a questo dispositivo, quindi però poi svolgere una vita normale, puoi prendere gli aerei, puoi prendere i treni, quindi non hai problematiche, diciamo, di movimento, ecco, oppure quello che fai abitualmente. Ecco, per quanto riguarda gli sport di contatto non si può, in Italia non si può. Adesso poi vedremo come si risolverà anche questa questione, nel senso se Eriksen vorrà decidere appunto di continuare a giocare seguendo, diciamo, le leggi europee. In questo caso l'Inter chiaramente lo venderà, adesso non so quanto, ma lo venderà sicuramente a un altro club europeo. E in caso invece che lui smetta definitivamente, cioè per sempre, quindi bisognerà anche sentire anche i vari specialisti, perché comunque la parola andrà appunto ai vari specialisti. Se lui smetterà per sempre, allora l'Inter comunque ha un'assicurazione con la UEFA e verrà risarcita appunto del cartellino del nostro Chris. Staremo a vedere, ragazzi, bisognerà vedere anche se questo impianto
è qualcosa di momentaneo, o una cosa che rimarrà, diciamo, sempre nel corpo di Christian Eriksen. Vedremo, io non sono un medico, quindi non, con esattezza appunto non vi so dare certe spiegazioni. Vedremo appunto in futuro cosa succederà. Cambiando discorso, allora, news di mercato, sicuramente la notizia più importante degli ultimi giorni è la partenza di Ashley Bianchi, che ci lascia, e torna all'Aston Villa, squadra con cui ha giocato già dal, mi sembra nel 2007, se non erro, 2007-2008, e quindi non ha rinnovato con noi, non ha rinnovato il contratto e quindi ha deciso appunto di andare, di tornare in Premier. E come sapete, Ashley Young è stato un calciatore che comunque ha contribuito allo scudetto, pur non giocando sempre, è stato comunque un giocatore che ha fatto diversi assist, ha fatto anche diversi gol. Diciamo che il suo apporto l'ha dato. L'abbiamo preso nel gennaio del 2020, se vi ricordate bene, e diciamo che inizialmente iniziò nel mercato invernale, lo prendemmo, quindi iniziò appunto a gennaio, a febbraio a giocare, prese il posto addirittura di Biraghino, che era un po' altalenante come gioco sulla fascia, giocò bene nella prima parte, diciamo, nella seconda parte, scusate, del campionato, dello scorso campionato, poi quest'anno comunque ha avuto anche lui purtroppo i suoi alti e bassi, quindi calciatore 35enne, calciatore che comunque, come sapete, è un gregario, un giocatore comunque anche con i suoi annetti, un giocatore che ha dato soprattutto il meglio di sé con i Red Devils, perché c'è stato 9 anni, e quindi torna all'Aston Villa con i Villains, che dove appunto militò, mi sembra, nel 2007-2008. Ciao Ashley, buona fortuna, grazie comunque del tuo apporto, appunto, hai contribuito anche tu comunque alla conquista di questo scudetto, di questo meraviglioso 19esimo scudetto. Il mercato è ancora comunque all'inizio, non si capiscono ancora tante mosse. Una cosa che possiamo dire è che Hakimi e Kref adesso c'è un'altra squadra interessata da Hakimi, che è il Chelsea, che vuole mettere sul piatto addirittura 1-2 contropartite, e queste due contropartite sono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, chiaramente con una cifra cash sui 50-60 milioni. E quindi si inserisce nella trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain è sempre fermo sui 60 milioni, l'Inter vuole 80 milioni cash per Akref. Staremo a vedere cosa succede, e comunque ci può essere, se Hakimi dovesse restare, comunque potrebbe esserci l'opzione Lautaro, ecco, che sarebbe l'altro big, diciamo, nel mirino, ecco, che purtroppo dovremo vendere. Direi che dovremmo venderne uno, se tutto va bene, ecco, per rientrare appunto per quella cifra di cui vi parlavo. La voce di Raspadori, che interessa molto all'Inter, un calciatore molto interessante, un giovane promettente che io mi auguro di riuscire a prendere, perché comunque io proverei l'affondo per Raspadori, nonostante sia in una squadra che è un po' la succursale della Juventus, quindi magari con noi un po' non è facile mettersi d'accordo, come il Sassuolo, anche se col Sassuolo abbiamo avuto già degli affari in corso, perché ricordiamoci che abbiamo preso Sensi anche, quindi staremo a vedere. Anche per quanto riguarda Raspadori, io mi auguro che arrivi, perché mi piace molto come calciatore, potrebbe rappresentare anche il futuro del nostro attacco se dovesse partire Lautaro Martinez insieme al nostro Big Rom, che sta facendo grandi cose col Belgio negli europei, ma anche noi come Italia comunque abbiamo battuto Turchia e Svizzera, quindi una bella Italia, l'Italia del Mancio, un'Italia già qualificata agli ottavi di finale appunto di questo Euro 2020, che si gioca appunto in questo 2021. E niente ragazzi, io ho concluso, vi ho detto tutto, ancora auguroni al nostro Chris, al nostro pianista, che è uscito appunto, è stato dimesso, quindi è uscito dall'ospedale, è tornato in famiglia,
Un grande ciao al nostro Ashley, che si trovi, che diciamo abbia ancora qualche altra cartuccia da sparare, dal momento che comunque è un po' vecchietto e c'ha già 35 anni. E per quanto riguarda, c'è un nome, ecco, concludo ragazzi con un nome che ho letto, che non so, adesso dovrò approfondire su questo giocatore, un giovane uruguaiano che si chiama Facundo Torres, che gioca nel Peñarol. Un giocatore che è un esterno che interessa molto all'Inter, l'Inter anzi vorrebbe provare a prenderlo sui 12 milioni, fare un'offerta sui 12 milioni, però comunque è un'operazione, da quello almeno che si legge sui giornali, molto lunga e quindi potrebbe protrarsi a lungo, quindi staremo a vedere. Vi posso solo dire che c'è questo nome, segnatevelo, Facundo Torres, un giocatore molto interessante, che l'Inter appunto sta vagliando appunto per la fascia sinistra. E poi c'è ancora la voce di questo Emerson Royal, anche se ultimamente non se ne parla più, e di Emerson Palmieri, che interesserebbe anche molto Inzaghi. Mentre ad esempio Radu, il giocatore che sembrava il pupillo di Inzaghi, sembrava il calciatore di esperienza che doveva venire con noi, invece ha rinnovato con la Lazio e quindi rimarrà alla Lazio. Io vi saluto, scusate se l'ho fatta troppo lunga, ragazzi ci vediamo prossimamente, un bacione da parte mia, continuate sempre a seguirmi e iscrivetevi al canale, mi raccomando, e vi saluto con la mia solita frase, amala sempre e comunque, e sempre forza Inter. Ciao ragazzi, un bacione e alla prossima.